10 agosto. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua, con grida di gioia. Sofonia 3:17. La lode a Dio. Il Signore è in mezzo al suo popolo con gloria e potenza. Che straordinaria realtà! Egli dimora in mezzo alla sua Chiesa, nei nostri cuori. Stamani possiamo insieme giubilare. Non soltanto abbiamo il privilegio di realizzare la sua divina presenza, ma anche la certezza che Egli continuerà a salvare potentemente. Caro amico, non temere alcun male, poiché Dio è perfettamente in grado di redimere e di compiere gloriosi miracoli nella tua vita e attorno a te. Ma il nostro testo non si ferma qui. Scopriamo che non soltanto Dio è con noi, che è ancora potente a salvare, ma che Egli ci ama di un amore immenso. Il nostro Signore non smetterà mai di amare i Suoi figli, anche quando questi cadono e vengono meno. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Romani 8:35. La Sua ira è per un attimo, ma la Sua benignità è per tutta una vita. Questo è meraviglioso. Quando Dio creò l'universo non gridò, ma quando fu compiuta l'opera di redenzione, la Trinità provò soddisfazione al punto da esultare con grida di gioia. Il Signore oggi vuole rallegrarsi della tua salvezza, con te e in te. Tu lo desideri? Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.